Buonasera a tutti, noi siamo i ragazzi di Libramento, sono Noemi, Daria e Maria Grazia e oggi presenteremo il secondo libro di Riccardo Cristiano, La compagnia del lupo e la compagnia di Carpocrate. La confraternita di Carpocrate, scusate ma è un nome un po' particolare. Questo è il secondo libro, farà parte di una saga, di una trilogia, non sappiamo ancora quanti saranno, quindi non specifico se sarà trilogia, esatto, specifico. Di proposito, e chiedo a Riccardo Cristiano se vuole introdurre, parlando un po' anche del suo primo libro, prima di parlare del suo secondo, così da dare la possibilità a tutti di capire di cosa tratteremo. Benissimo, allora io ringrazio voi della situazione di Libramento, ovviamente, e ringrazio pure Don Adamo che ci ha dato questa possibilità di stare riparati, visto il tempo all'esterno. Il libro nasce come una storia fantasy, ambientata ovviamente nei luoghi calabresi. Io ho preso ad esempio degli amici che effettivamente esistono nella mia vita, perché ognuno di noi c'è una compagnia di amici, io ho preso la mia compagnia di amici e li ho messi in un romanzo fantasy. Alcuni hanno nemmeno delle caratteristiche particolari, hanno delle capacità. Tra cui ci sta anche ad esempio una persona disabile che si costruisce un esoscheletro per svolgere, diciamo, le mansioni di tutti i giorni, ma anche con intelligenza, perché è una persona molto intelligente. Poi ci sta un geologo che ha la passione dei droni, della geologia. C'è una ragazza che si chiama Ilaria ed è una persona molto sensibile che si occupa di tradizioni popolari e da qui inizia l'avventura, perché si imbattono in un manufatto, un libro e da lì scoprono che sono tutti collegati, sia i protagonisti che alcuni personaggi che incontrano durante la storia. Parte dalla Mezia, della zona del Parco Vittorio, una zona boschiva della zona di Lamezia, e da lì poi andranno in tante parti, non solo, diciamo, della Calabria, posti addirittura all'estero, anche a Roma piuttosto che in altri luoghi. E questa è la prima parte, diciamo, del libro, che ovviamente, essendo una trilogia o comunque qualcosa che andrà avanti, perché alle volte mi capita di dire che è una trilogia ma poi non lo so, non so se mi fermo nella trilogia o vado potrebbe essere, che ne so, 5 libri, 6, non lo so. E quando si scrive alla fine non hai forse il limite di fermarti, perché conosci luoghi nuovi. Io ad esempio ero già venuto a Confletti, tant'è che mi è venuta poi la voglia di parlare con delle persone più anziane per farmi raccontare delle leggende, e quindi ho messo anche Confletti nel libro, spoiler, nel secondo libro, perché nel primo ci sono altri luoghi, e quindi ho deciso di ambientarlo nei posti che ho conosciuto e che ho visitato personalmente. Bene, allora grazie per questa prima introduzione. Io, se posso, fare una domanda. Allora, io volevo farti una domanda un po' così. Vediamo. Ti faccio un esempio. Io, Maria Grazia, entro in libreria, trovo messo lì La compagnia del lupo e La confraternita di Carpocrate. Sì. Tu che sei l'autore, sì, secondo te, soltanto leggendo il titolo, quindi diciamo guardando solo la copertina, dov'è la curiosità nel lettore che possa spingerlo a dire: ah, questo libro lo posso comprare, anche se ancora non leggo soltanto il riassunto che è all'esterno, leggo un po' la tua biografia. Perché quindi hai scelto la scelta di Carpocrate, la scelta della confraternita? Allora, innanzitutto, guarda, la prima cosa che mi colpirebbe se vedessi un libro è la compagnia. No, la parola compagnia, perché l'idea della compagnia mi dà l'idea di un legame tra alcune persone, quindi un'amicizia che lega tutti questi personaggi che sono in copertina. Poi vabbè, l'immagine del lupo mi piace molto, perché è un animale molte volte considerato in maniera negativa, quando in realtà è un animale molto familiare, cioè uno dei pochi animali che sta con il proprio branco e con la propria compagna tutta la vita, cioè non sceglie un'altra compagna. E poi anche perché comunque la parola Carpocrate, della definizione, insomma questo nome, ha una storia all'interno della nostra storia, cioè non è un personaggio immaginario. E siccome Carpocrate parla anche di una visione, diciamo, del mondo diversa da quella che mai ci viene raccontata, ho voluto mettere anche qualcosa di filosofico all'interno del libro. Ma sicuramente, se dovessi vedere un libro del genere in libreria, mi incuriosirebbe la parola compagnia, perché dico la compagnia, mi dice qualcosa. Poi sicuramente il lupo, e poi magari vedo i personaggi che sono stati disegnati da una illustratrice, quindi è stata molto brava. La grafica è bellissima. Ma poi io una cosa che
non so se ho spiegato, è che i personaggi ritraggono davvero le persone. Cioè, io ho dato delle foto a questa illustratrice e ho detto cerca di farli più simile possibile all'originale, e lei è riuscita in maniera ovviamente fantasiosa a realizzare i personaggi così come sono. Poi da un libro all'altro ovviamente cambiano, per esempio nel primo libro ci sono meno personaggi, nel secondo tu vedrai due personaggi in più che sono protagonisti di questo volume. E ripeto, la parola compagnia mi sembra. Quindi la parola compagnia. Sì, sì, sì. La parola compagnia. E i tuoi amici come hanno preso l'idea di essere all'interno del libro? Cioè come l'hanno vissuta? Ma guarda, sinceramente ne sono stati contenti quando gliel'ho detto a cosa canta. Cioè non gli ho detto gli do i diritti dell'autore del libro. Nessuna persona è stata... No, in serie di ogni riferimento a tante sì, cose persone è sicuramente casuale, non l'ho scritta perché... Avrei dovuto, però siccome ad esempio prendo il personaggio di Luigi esiste davvero, io con Luigi ho veramente vissuto, non lo so, che andavamo a casa sua a Cantarelle, che io descrivo nel libro, sì, dove si mangiava, oppure ci si fermava nel bosco dopo una camminata, tiravano fuori dalla borsa, non lo so, la soppressata, la frittata, il vino, tagliavamo, e io lo racconto nel libro perché poi queste esperienze legano molto con l'idea della nostra calabresità, perché io penso che non c'è un calabrese che vive magari nelle montagne, che ha vissuto magari, non lo so, delle esperienze di cammino, che non ha condiviso, diciamo, con i propri compagni di viaggio il vino, piuttosto che il pane, piuttosto che qualcosa. Ed è un modo, diciamo, di... Se adesso ci troviamo davanti a Don Adamo, di fare comunione, ecco, in questo senso di condividere, perché è un senso simbolico quello dello spezzare il pane, certo, di condividere qualcosa con una persona. Quindi quello che ho fatto con dei personaggi, perché effettivamente li ho vissuti, per me è stato anche regalarlo a loro come un ricordo. Noi abbiamo conosciuto Luigi, sì, perché noi siamo stati alla prima, io e Noemi siamo stati alla prima presentazione del libro di Riccardo, che è stato un mesetto fa. Il 3 maggio. Il 3 maggio, quindi in realtà 20 giorni fa, alle Terme di Caronte, e lì c'era ospite insieme a lui sul palco, c'era Marco l'editore, poi dopo... Ti cito Marco, e c'era Luigi, quindi il protagonista, sono state fatte proprio anche delle domande a lui, ha partecipato, c'era anche Ilaria. Ilaria era nel pubblico, Ilaria pubblico. Comunque, molto... Lì ho capito che, cioè, lo sapevo già, però effettivamente ho conosciuto i personaggi che poi abbiamo anche ritrovato nel libro, è stato molto molto bello. E li hai romanzati o sono proprio così come sono descritti? Cioè? Allora, paradossalmente ognuno dei personaggi che io descrivo nel libro prende una parte del carattere reale dei personaggi che sono poi persone che io ho conosciuto. Ad esempio Ilaria è davvero una persona che ti ascolta, se parliamo di qualunque cosa, non so perché riesce a trovare l'aspetto filosofico, l'aspetto tradizionale, mi ricollega veramente, io nel libro per esempio parlo dell'India, lei parla magari di culture di vari popoli, e quindi mi capitava davvero di fare questi discorsi. Non so se voi vi è capitato mai di, non so, sedervi sulle scale magari di qualche vicolo e iniziare a fare discorsi sulla vita, discorsi sull'amore, ecco, noi li facevamo. Quindi ho detto perché non metterli magari in un libro, che poi alla fine è quello che unisce una compagnia, sono quei momenti che magari si vivono insieme, in quei momenti magari accade di tutto, come appunto accadeva veramente con Luigi, che lui fumava la pipa, io magari mi accendevo la sigaretta, parlavamo, filosofeggiavamo, parlavamo di cose, magari dici ma chi lo farà mai questo, e poi invece magari ci siamo trovati a vivere avventure o cose che non avremmo mai immaginato, è bello. E poi, ovviamente tu prima l'hai un po' spoilerato, ma ti volevo chiedere, siccome in uno dei capitoli, sì, del libro si parla poi anche di Conflenti, c'è, sì, un'assonanza, diciamo, sì, sei riuscita a trovare questo collegamento tra Conflenti e una città, sì, poco conosciuta italiana che è Napoli. Sì, quindi lascio spiegare a te però questo legame, questo collegamento che sei riuscito a trovare. Allora, paradossalmente c'è sempre un collegamento in tutte le cose. Io sono stato a Napoli, nella Napoli sotterranea, tra l'altro questo libro, l'inizio, parte proprio da Napoli sotterranea, e c'è una figura a Napoli che si chiama o Monachillo o Monacello. Coincidenza, a Conflenti c'è un personaggio della cultura popolare, proprio di Conflenti, che si chiama pure il Monacello, il Monachello, il Monachillo, esatto, poi dipende come lo si pronuncia, e anche qui c'è una leggenda.
magari qualcuno di voi già la conosce, perché ovviamente io l'ho imparata da una persona che me l'ha raccontata, che narra appunto di questo essere che doveva edificare una chiesa per una fata. E poi mentre l'edificava però non doveva dire che questa chiesa era stata edificata dalla fata. Tra l'altro aveva dato mandato a degli operai di costruire questa chiesa e gli portava ogni volta delle cose da mangiare, e questi operai dicevano: ma com'è possibile che questo ci porta cose da mangiare sempre più particolari? E alla fine lo torturarono e lo uccisero per fargli dire chi era, chi gli aveva commissionato la chiesa, che era una fata. Ma non glielo disse mai. Allora lei che fece la fata? La fata volle punire queste persone facendo sprofondare questa chiesa in un punto particolare di Conflenti, e ancora oggi si narra che se si mette bene l'orecchio vicino a una pietra particolare si possono sentire le campane suonare di questa chiesa sprofondata, con la, diciamo, come dire, con l'idea che magari un domani, se queste persone che hanno, diciamo, fatto del male a questo essere, diciamo, deforme, questo monachello, sarebbe riemersa, diciamo, dal terreno e sarebbe riestata riedificata. È un po' un monito, poi, come tutte le leggende, contro la cattiveria umana e contro magari la diversità magari di un essere che poteva avere dei poteri fantasiosi, però tra le leggende, perché poi ne ho anche citate altre, sempre di Conflenti, perché ambiente lì, questa è una delle tante, e ce ne sono tantissime magari in luoghi calabresi che si perdono e che magari io con i miei amici, magari quando andavo a fare le escursioni, chiedevo alle persone anziane, perché poi alla fine la cultura è il libro che magari non è scritto e mi racconti delle persone anziane. E quindi ho detto: va, sì, facciamo, vediamo che c'è un collegamento tra Conflenti e Napoli. E il collegamento mi è caduto per caso, anche se io non penso che il caso, cioè non niente accada per caso, quindi alla fine ho trovato queste due similitudini tra la Napoli sotterranea e questo personaggio e Conflenti, che realmente esiste. Ma ci sono tantissime leggende che riguardano Conflenti, che una per esempio l'ho messa nel libro. Sì. Ma lo spoiler, non lo spoiler. No, lo spoiler. scherzato, dico. Vediamo. Vai tu? Sì, ma torna sempre al destino, sempre al caso, sempre questa forza che vi fa fare questo viaggio. Sì. È qualcosa che si percepisce dall'inizio alla fine, ogni scelta è dettata dal caso, dal destino, da questo susseguirsi di eventi. E questa è una cosa che tu hai voluto proprio far trasparire, appunto perché così come nella vita, oppure è una forza che tu vivi ogni giorno e quindi che è naturale all'interno del tuo libro, è una scelta? No, è così. Io penso che ognuno di noi nella vita si ritrova magari alle volte in dei percorsi che nemmeno immagina. Io in questo libro, per esempio, a parte la dedica iniziale, ho messo una frase che non è mia, che però è di un autore anonimo, che dice questo, rivolgendosi insomma alla vita o comunque a quello che è la vita: portami non dove voglio essere, ma dove devo andare. Perché a volte ci capitano delle disavventure che poi diventano anche avventure, cioè una volta che l'avventura va in atto ti rendi conto che effettivamente è quello che doveva accaderti, quindi anche qualcosa di brutto, qualcosa che può sembrare apparentemente e inizialmente una disavventura, invece può diventare uno strumento nelle mani di chi invece sa cogliere la situazione, cogliere l'attimo, in un'avventura. E i personaggi, come mi è capitato nella vita in generale, no? Mi è capitato anche di... noi andavamo per esempio a mappare dei sentieri per creare dei nuovi percorsi in giro per la Calabria, ci capitava di imboccare dei sentieri sbagliati, per così dire, perché sbaglia di strada, alle volte non trovi dei percorsi, e poi magari imboccando quel sentiero sbagliato riesci a vedere un panorama che non ti immaginavi, una roccia particolare, un albero particolare. Per esempio c'è un albero bellissimo che cresce sia a Cleto e sia a Lamezia, che è un albero che ha inglobato una roccia, però è un albero spezzato, quindi rimangono le rocce e dei rami che stanno crescendo dall'albero, quindi l'idea comunque della resilienza, che magari un albero, malgrado sia stato spezzato e malgrado abbia avuto una disavventura, possa comunque sulla roccia continuare a crescere, e non l'avremmo scoperto se non avessimo sbagliato strada. Io c'ho la foto di quell'albero ed è un qualcosa di bello. Oppure un altro percorso che abbiamo fatto, abbiamo scoperto degli alberi che crescono come un diapason. Infatti li abbiamo
nominati nel nostro percorso, l'albero di Apason, perché sembra praticamente un albero che ha due rami soltanto così, e che il vento ha plasmato in quel modo, e l'avevamo scoperto per caso, perché in quella zona non ci dovevamo andare. Quindi io non credo che le strade che noi percorriamo siano sbagliate, sono quelle che dobbiamo fare, e che se ci rendiamo conto che sono le strade giuste ci valorizzano ancora di più come essere umano. Questo è il reventi. Pure sul reventino, bravissimo, sul reventino c'è, esatto, io lo chiamo albero di Amazon, che poi le persone dovrebbero vedere, non so se ci riescono, però è un albero particolare, sì, sì, che sì, sembra un di Amazon, sì, sì. E nella nostra zona ci stanno, qualcuno li ha chiamati eliotropia, comunque hanno per una condizione del vento, per una condizione proprio dell'albero stesso, diventano docchi e sono degli alberi di Amazon, un po' come gli alberi che si abbracciano. Sì, sì, ce ne sono. Riusciamo a fare pure gli alberi. E beh, ma quando vai in un percorso trovi tutto, quindi c'è l'esigenza di avere vicino a te, che ne so, un biologo, un geologo, perché il geologo ti spiega la conformazione morfologica, per esempio, del Reventino, la famosa pietra verde del Reventino, che è composta prevalentemente in maniera tremolite, oppure non so, gli alberi, ci sono un sacco di fiori bellissimi, per esempio c'è la ginestra, che è un fiore bellissimo, che magari per noi qui non dice niente, però una volta si utilizzava per fare le scope, per fare i tessuti, c'è tanta di quella natura e cultura intorno a noi che quando cammini la scopri, se invece rimani chiuso in casa o te la vedi in televisione, non è la stessa cosa, devi camminare. Verissimo. Sì, no, volevo chiedere a Riccardo, siccome tu utilizzi diverse citazioni nel libro, sì, diversi personaggi, diversi simboli, diversi luoghi, sì, da dove prendi ispirazione quando scrivi determinate cose, quando citi determinati autori, determinate persone? Io alcune non avevo neanche idea di chi fossero, ma da Carpocrate stesso. Allora, dove prendi ispirazione? Cioè ci studi sopra, ti vengono, sì, così? Allora, mi vengono così, sì, nel senso che... Sì, allora, ti vengono così. Non conosco le cose che non leggo, quello assolutamente. Però ho capito, beh, cioè magari l'hai letto tantissimo tempo fa. No, ma ricordo, una buona memoria. Quindi mi capita, per esempio, di ogni capitolo di questi due libri finisce con una frase, con una frase che non è mia, però di un qualche libro che ho letto, quindi magari non so, posso mettere la frase di Albert Einstein piuttosto che la frase del Buddha, piuttosto che la frase di un poeta, perché comunque è attinente al capitolo, ma è anche un modo per dire ok, io ti do la frase, vatti a cercare l'autore. Esatto. È uno sprone per imparare, ma non so, al ragazzo che legge, dice, ma perché non ti vai a leggere dopo tutta la bibliografia magari di quell'autore? Poi invece per quanto riguarda le cose che scrivo all'interno, dove faccio dei riferimenti magari io parlo ad esempio in questo libro della fisica quantistica, ma perché magari ho letto dei libri sulla fisica quantistica che parlano, per esempio, non so, della teoria dei viaggi nel tempo, delle dimensioni, piuttosto che anche teorie naturalistiche. Io parlo per esempio delle foglie del destino, che sono degli scritti che esistono davvero in India, e quindi io parlo anche dei Veda indiani. Mi sono documentato ovviamente perché ho letto, diciamo, questi libri, e poi li ho riportati perché mi interessava mettere all'interno della storia in quanto i personaggi viaggiavano effettivamente. Per esempio c'è un oggetto che io cito nel libro che molti mi hanno detto, ma perché esiste davvero? C'è un materiale rarissimo che è stato scoperto tra l'altro pochi anni fa, che si chiama Icnusaite, tipo la birra, Icnusa, perché è stato scoperto in Sardegna ed è un materiale rarissimo, e quindi ho fatto in modo, per esempio, che quel materiale fosse parte di un oggetto all'interno del libro, però magari molte persone non sanno che esiste questo materiale rarissimo, che non esisteva sulla tavola periodica degli elementi fino a, mi pare, 5 anni fa, perché non l'avevano scoperto. Quindi mi documento e poi magari metto nel libro delle cose, perché è bello scoprire sempre, sì, cose, certo, nuove, non solo di un ambito. Mi piace la natura, mi piace la scienza, mi piace la religione, mi piace la filosofia, quindi in questo libro un po' ci sono... Ma perché alla fine quando tu conosci i personaggi ci sarà sempre qualcuno che parlerà, non so, di religione, quell'altro che magari è un biologo, quell'altro che è un geologo, perché ti arricchisce quando sai che non stai chiuso soltanto nel tuo piccolo mondo, ma perché ci sono tanti mondi vicino a te ed è giusto condividerli, perché l'idea, diciamo, è la condivisione
in generale, cioè con le persone bisognerebbe condividere. Cioè, come dire, io il senso anche di quello che parlo della natura è che il mondo non ci appartiene, la natura non ci appartiene, la natura ci è stata affidata e quindi noi dobbiamo preservarla, e loro, rispetto alla compagnia, rispetto magari alle persone in cui si imbattono, cercano di preservare la natura, cercano di preservare il mondo, perché un po' come nella vita ci spiegano che invece dobbiamo accumulare risorse quando in realtà ci sarebbero risorse per tutti se le condividiamo con le persone invece di tenercele soltanto per noi. Allora, questo libro mi ha stimolato una riflessione più che sì, che posso dire. Allora, leggendo si legge di questa storia di questi ragazzi che vivono un'avventura, che vivono il mondo, lo vedono, lo percepiscono davvero. È una cosa che almeno io non ho vissuto in pieno, perché io sono nata già nell'era digitale, quindi è qualcosa che fa di te già del millennio rispetto a me, quindi io, capito, già sento mia madre, per esempio, che vive per di più. Io sono generazione X, in realtà, se proprio dovevo generazione X, io sono nato proprio 78, quindi... Vabbè, però sei più o meno, dai, coetaneo. Comunque... mi andava all'avventura, cioè mia mamma per esempio andava all'avventura, andavano a visitare veramente i luoghi, ed è qualcosa che noi abbiamo perso e che già leggendo hai stimolato pure questa cosa di voler vedere il mondo attraverso occhi nuovi, senza la lente di un telefono, perché ormai siamo portati così tanto a vedere, a fotografare, anche camminando, sì, è qualcosa che non facciamo più, invece... Cioè perché si dice che abbiamo perso un po' la curiosità. Sì, abbiamo perso la curiosità, si dice. Eppure io penso che voi siete fortunati perché abitate comunque in un contesto non cittadino. Cioè uno che abita magari in una grande città non ha tutti questi spazi. Magari ci sono davvero delle cose che devono ancora essere scoperte. Io penso addirittura che mi capitava nei boschi di andare a trovare ad esempio delle vecchie strutture che non sapevi ovviamente che cos'erano, dei ruderi piuttosto che delle pietre, delle grotte. Ci sono un sacco di grotte in queste zone. Io abitassi qua forse starei forse più fuori che dentro, e per esempio nel periodo del Covid ho approfittato per restare sopra casa mia, perché da sopra casa mia si può accedere, io abito a Cleto, si può accedere in una zona boschiva e quindi da lì puoi vedere magari il castello da dietro, ma ci sono delle grotte, ci sono delle insenature, ci sono dei panorami meravigliosi. Ho detto ok, lo faccio a prescindere, però è stata anche un'idea quella di girare. Io prima di fare le domande conclusive, che io già so quelle che dobbiamo fare, però volevo, se è possibile, Marco, volevo chiamarti a venire qui, se ti fanno passare, che volevo farti una domanda, siccome io la so già la risposta che dai, per essere, cioè io già ti ho sentito parlare un sacco di volte, però loro no, quindi la domanda la faccio qui. Allora, innanzitutto vai. Allora, Marco è innanzitutto è l'editore del libro, Marco Marchese. Officina editoriale da Cleto, l'editore è proprio Marco. Ora però Marco e Riccardo non hanno solo un rapporto professionale, ok? La mia domanda è, come fate ad avere un rapporto professionale? Siccome io la so già, io lo so già, però volevo, siccome io l'ho scritto forse 3 o 4 volte, però ho detto loro non lo sanno, no. E allora vorrei che Marco la raccontasse così, proprio anche coinvolto. Allora, il rapporto con Riccardo è un rapporto... diciamo, non è soltanto un rapporto fra editore, quindi fra quello che fabbrica i libri, e l'autore, quello che li scrive, perché noi viviamo insieme. Quindi non abbiamo bisogno, dico sempre, di darci un appuntamento. Quindi quando noi dobbiamo parlare di lavoro e quindi quando parliamo dei libri, perché questo è il terzo libro di Riccardo in 4 anni e mezzo, ci diamo appuntamento praticamente nel soggiorno. Poi naturalmente questo libro si intitola La compagnia del lupo, il lupo sarebbe lui, e quindi questo mi crea alcune volte dei problemi, per così dire, perché naturalmente avrà a che fare con un lupo, non è, diciamo, non è una passeggiata. I lupi non sono assolutamente cattivi, come vengono descritte nelle favole, anzi è il contrario, no? Se voi pensate per esempio quando si dice in bocca al lupo, dove finalmente oggi sta passando il concetto di rispondere viva il lupo versus quello che si è detto per tantissimo tempo, povero lupo, crepi lupo, no?
Ecco, cioè i lupi in realtà non sono delle bestie malvagie, ma sono state descritte un po' molto ingiustamente in questo modo. Però bisogna anche dire che chi ha l'anima da lupo ha anche un carattere particolare, quindi ti ci devi confrontare. Di conseguenza, fra un ululato e una zampata, voglio dire, allora noi riusciamo a creare questi libri. Riccardo, il pregio, diciamo, di questo libro, anche se da me è molto di parte, perché io sono il fabbricante praticamente dei libri, un editore parte dal presupposto che non è soltanto colui il quale lo stampa il libro, quello fa la tipografia, tanto è vero che la casa editrice e l'officina editoriale da Cleto non hanno una tipografia, noi stampiamo in conto terzi, quindi la casa editrice fa tutto quanto un lavoro sul libro. E io, molto di parte, dico: Riccardo, il pregio con questi libri, quindi il primo La Compagnia del Lupo e La Quarantesima Porta, adesso La Compagnia del Lupo e La Confraternita di Carpocrate, di aprire una serie, un genere letterario un po' nuovo, no? Una sezione, in quella sezione più ampia che è il fantasy, e che abbiamo definito, anzi che Riccardo ha definito Archeo Fantasy, che è particolare, quindi va a vedere il fantasy legato alla storia, alla cultura, anche all'archeologia, all'antico, alla valorizzazione delle tradizioni. E in più una cosa la posso, diciamo, faccio uno spoiler, però concettuale, non un passaggio preciso nel libro, no? Siccome naturalmente in questo libro qui ci sono i buoni e ci sono i cattivi, e quindi c'è descritta la terna lotta fra bene e male, sarà una sorpresa naturalmente come va a finire, però in questo libro non perisce nessuno. Quindi decessi per atti violenti non ce ne sono, anche se all'interno c'è la violenza. Allora è fantascienza. Bravo. È un fantasy con la F maiuscola, esatto, quindi non perisce nessuno nel libro. E anche questo qui è un vantaggio, perché vedete oggi che cos'è che fa maggiormente notizia, cioè quali sono le notizie più seguite? Cioè le notizie più seguite sono seguite nella misura in tanto più all'interno c'è violenza, cose pessime che accadono, soprusi, violazioni dei diritti umani e quant'altro. Noi invece viviamo in un contesto, quale quello odierno, in cui abbiamo veramente bisogno invece di buone notizie. Cioè non è che dobbiamo spazzare via o dobbiamo ignorare quello che di cattivo accade, perché questo qui ci dà degli insegnamenti se li vogliamo cogliere, no? Naturalmente, come società. Però abbiamo anche bisogno non soltanto di intossicarci con le cattive notizie, ma andare anche alla ricerca delle buone notizie, di valorizzarle, anche perché questo ci dà la possibilità pur un po' di rincuorarci, no? In un periodo dove, se pensiamo proprio ai tempi recenti, siamo veramente pieni di preoccupazioni. Preoccupazioni che naturalmente ci sfiorano, ma che ti fanno riflettere, perché tu oggi, con l'instabilità, come posso dire, geopolitica, non soltanto dell'Europa, ma a livello globale, tu non sai quello che può capitare domani. Allora, quando abbiamo l'opportunità di affrancarci e anche di usarlo anche come passatempo, no? E di andare alla ricerca di buone notizie, di fare delle letture che comunque non ti mettono l'angoscia, ma almeno ti lasciano un po' rincuorato, questo qui è assolutamente opportuno farlo. Chiudo dicendo un'ultima cosa: leggere oggi è estremamente importante, questo noi ce lo diciamo sempre. Però dobbiamo anche comprendere degli aspetti che riguardano la lettura, che sono sottili ma assai importanti. La comunicazione oggi nel nostro paese, qui parliamo proprio del seminato stretto dell'Italia, è una proprio il modo di fare comunicazione, la comunicazione in genere, è una comunicazione che sono tanti anni che è malata, non è una comunicazione che avviene in modo totalmente libero
o non è una comunicazione alla quale, della quale tu ti puoi fidare rispetto a quello che leggi o quello che vedi. Partiamo dal presupposto che l'italiano medio ha una dieta mediatica molto orientata alla televisione, cioè la televisione è un po' come la pasta asciutta. Bene, c'è la dieta con la quale tu ti nutri, oggi è molto ricca in Italia di carboidrati, la pasta non manca mai, la dieta mediatica è fatta di tantissime televisioni. Poi è fatta di pochi giornali e poi è fatta di pochissimi libri. Questo è un peccato, sapete perché? In un contesto uguale a quello italiano, no? Dove tu vedi il mondo della televisione, non ci sono editori puri. Editori puri significa che chi fa la televisione non fa soltanto quello. Allora, tu c'hai il servizio pubblico che è infestato dalle correnti politiche. E non va bene, perché naturalmente quando tu guardi la televisione cerca di orientarti. Se vai sulle televisioni private, peggio mi sento. Salviamo forse soltanto Cairo, che comunque ha un difetto, Cairo voglio dire con la 7, che però anche quello non è un editore puro perché c'ha un piede da una parte e un altro dall'altra, e anche questo qui non va bene. Il mondo dei libri invece è un mondo che continua a restare ancora oggi libero perché è poco controllabile. Poco controllabile e per fortuna, anche se molti dicono che questo sia un difetto, ogni anno in Italia vengono pubblicati solo dalle case editrici, quindi escludendo quelli che se li pubblicano da soli, libri che non c'è niente di male, va bene, solo le case editrici pubblicano ogni santo giorno 100 nuovi libri, cioè 100 nuovi La Compagnia del Lupo e la Confraternita di Carpocrate, 36.000 titoli all'anno. Naturalmente dal punto di vista dell'editore dici beh, si scrive troppo e si compra poco, va bene, però dal punto di vista invece della libertà, della circolazione delle idee, questa qui è una cosa estremamente positiva. Allora, leggere poco è un peccato perché la vera ricchezza culturale tu la trovi in questa vastissima varietà di generi e di cose che vengono scritte e che sono difficilmente orientabili. E se, non lo so, pensate alle grandi case editrici che hanno interessi su più canali della comunicazione, no? Prendete per esempio la Mondadori, cioè la Mondadori appartiene a Fininvest. Fininvest è proprietaria di tre reti televisive nazionali. Ecco, questo qui in linea di principio non è una cosa che va molto bene. Non va bene perché attraverso la televisione vengono orientate un po' le idee. Però se andate a vedere il catalogo della Mondadori, è un catalogo stupendo, bellissimo, perché è molto vario, c'è tutto, c'è il contrario di tutto, quindi ci sono tesi, controtesi e tesi diverse. E questo qui va assolutamente bene. Qui c'è l'importanza della lettura. Io naturalmente mi chiedo scusa perché ho deviato completamente l'attenzione dal libro, quindi la riportiamo al libro. Arte o Fantasy, tu prima non l'hai citato, Ricca, lo faccio io, ma per il piacere delle nostre amiche di Milano, la copertina è stata realizzata dallo studio Feiri, da una grande professionista che si chiama Laura, Laura Fedele, che è originaria di Torre del Greco, però lei lavora a Milano, ha questo studio e ha questa capacità straordinaria di creare proprio i pertugli della fotografia, e lei ti crea insomma il personaggio, non è che ti fai il ritratto, te lo fa come sono disegnati. Ultimissima cosa, se qualcuno di voi ha intenzione di acquistare il libro, stasera io qui ho portato La Compagnia del Lupo alla Confraternita di Carpocrate. Ho portato anche delle altre copie che è l'inizio della saga, quindi La Compagnia del Lupo alla 40ª porta. Chi le volesse acquistare tutte e due, La Compagnia del Lupo e la 40ª porta, che è il primo volume, sconto del 50%. Mi taccio. Grazie.
Posso aggiungere una cosa a quello che ha detto lui? Sì. Per esempio ho parlato del fatto che in questi due volumi non muore nessuno, ma c'è un motivo anche per questo, perché io non credo alla separazione netta tra buono e cattivo. Io penso sempre che ognuno possa riscattarsi, cioè anche la persona considerata cattiva può fare comunque un gesto che non è magari da cattivo. Di ravvedimento, sì, perché di risarcimento. E soprattutto chi si considera buono non deve vendicarsi. E infatti non voglio spoilerare nient'altro, perché chi l'ha letto già sa come finisce. Non ha fatto un collegamento. Ho sentito Cristoforo come si sposta. Ma infatti il senso secondo me è quello, cioè io non volevo scrivere un libro dove, è sicuramente in stile, per chi lo legge, molto fantasy, molto Marvel, però io non volevo scrivere un libro dove ci fosse il buono e il cattivo, e ci fosse il cattivo che deve morire e il buono che deve emergere, pensando che una volta che uno si considera buono è assolto da ogni cosa. Cioè non esiste questa cosa nella vita, e quindi l'unica cosa non fantasy che ho cercato di trasporre è quello che è il senso. Però posso garantire che qui il cattivo esce di scena, ma in un modo... Vabbè, ma... E non ve lo posso raccontare, ma esce di scena in un modo... Cioè, molto particolare. Mi dice pure il finale. No, editore sei, se racconti pure il finale. Creato un po' di aspettative, sto dicendo. Però è vero, cioè nessuno perisce, però non finisce tra la luce e il vino. O comunque se qualcuno giusto che sia, ci sarà scappatoio. No, ma non possiamo dire altro. Come giusto che sia, il cattivo deve abbandonare la scena. Spoilerando il libro. Però in un modo molto eclatante. No, ma questo è il senso che volevo aggiungere al fatto che tu dicessi che non muore nessuno. Cioè, nella mia idea, forse utopistica, non voglio fare una separazione netta tra buono e cattivo, perché alle volte chi viene considerato cattivo bisogna capire pure perché. Cioè, ci si possono ribaltare tranquillamente le parti nella vita. Ci sono anche le famose ombre dei buoni. Nel libro ho voluto, diciamo, mettere questo aspetto per non fare un taglio netto buono e cattivo. Scusate che l'ho interrotto, ho interrotto anche lui. No, c'era quella bella domanda, quella che abbiamo mandato oggi. Ci sono delle domande dell'ultimo momento, vai. Sì, allora nel nostro piccolo stiamo cercando a lungo termine, non ovviamente subito, stiamo cercando di fare turismo. Turismo, speriamo lento, quello che possa accogliere nei anni futuri persone interessate alla street art, persone interessate all'arte. Speriamo, stiamo lavorando per questo scopo. E nel libro mi è venuto in mente che uno dei modi conosciuti per fare turismo può essere anche la scrittura, può essere anche attraverso le parole. Basti pensare ai libri di Camilleri che hanno portato milioni di persone ad aver visto la Sicilia, e hanno fatto milioni di persone a visitare anche i piccoli centri della Sicilia che altrimenti non avrebbero mai visto. Quindi questo era uno dei tuoi scopi, per conoscere dei posti per fare turismo? Sì, allora è sicuramente un libro che vuole promuovere il territorio. Siccome comunque io sono calabrese, questi luoghi li conosco perché li ho visitati, alcuni li visiterò, perché altre cose che sto scrivendo presuppone il fatto che io vada in quei luoghi perché li devo vedere, li devo sentire. Per me è un modo per valorizzare luoghi calabresi che magari sono poco noti o comunque hanno delle storie che non vengono raccontate. Ad esempio, ok, parliamo di Scilla nel libro. Tutti vanno a Scilla per il mare. Ma non c'è solo quello, cioè come se uno venisse in montagna soltanto per gli alberi, ma non c'è solo quello, c'è la storia del posto che vive nelle persone che magari vanno via oppure purtroppo vengono a mancare perché la vita le fa invecchiare e magari perdono quello che è una trasmissione, no? Noi per esempio in questo momento ci troviamo in un luogo dove, tu mi dicevi prima, delle persone anziane lavorano all'uncinetto, giusto? Questo è comunque un qualcosa che ha a che fare con la cultura di un luogo. Se noi disperdiamo la cultura di quel luogo, le generazioni che verranno dopo di noi non lo sapranno nemmeno che esisteva quella tradizione. E allora è giusto, secondo me, fare in modo che alcuni luoghi, io parlo della Calabria, poi questo lavoro lo può fare chiunque in qualunque regione italiana o estera. Io ho voluto ambientare un fantasy in Calabria perché mi piacerebbe davvero che un domani, chissà, cioè, faranno una serie Netflix su una compagnia in Calabria, visiteranno Corlenti, visiteranno Serra Stretta, visiteranno Scilla, visiteranno
Sì, ho parlato pure per esempio della zona, sì, di la base di Corazzo, cioè o San Giovanni in Fiore, visto che parlo pure di San Giovanni in Fiore. Sono luoghi che mi hanno lasciato qualcosa, ma sono luoghi che comunque secondo me vanno ricordati non solo esclusivamente per un oggetto che c'è in quel luogo, perché non è l'oggetto che fa il luogo, ma sono le persone che fanno quel luogo e che lo hanno reso vivo. Cioè alla fine è quello che fa vivo, per esempio con Flenti, cioè le persone, se non fosse stato per voi che state facendo tante azioni quotidiane nel vostro piccolo, che poi non è piccolo, il paese non sarebbe vivo. Cioè alla fine siete voi che date la linfa vitale al posto in cui vivete, ed è la cosa più importante. Ognuno lo fa come può, io lo faccio magari scrivendo, voi lo fate animando con i colori, ma ognuno mette nella propria vita quel pezzettino di novità o comunque che vi contraddistingue, ed è tutto bene accetto. Insomma, fatto tanto. Sì, sì, sì. Allora, io e noi abbiamo concluso. Non so se noi abbiamo poi delle domande. Sì. C'è qualcuno che ha delle domande? Non l'hanno letto. Per la dama, non la davo. Sì, allora, complimenti per quello che avete detto tutti e due, veramente sono rimasto entusiasta e anche mi ha fatto molto piacere della profondità che avete messo in quello che avete detto, insomma, che avete sperimentato. Quindi io ho un pezzo di Cleto. Io sono di San Marco. Quando apro la finestra di mio fratello, quelle pietre grandi che sono quelle grotte di cui tu parlavi, si riflettono nella mia finestra, come se io le prendo da Cleto e le porto a San Marco. È una cosa impressionante. Se abbiamo avuto tempo ci posso pure portare. Io le conosco perché dall'autostrada, quando si passa da là, si vede quella parte di Cleto che poi in realtà è Saputo, ed è la parte sottostante del castello. Salutello, diciamo. Sì, Saputello. Però quella zona, io come apro la finestra di casa di mio fratello, la porto dentro proprio. Quelle immagini che voi vedete quando per esempio molte volte parcheggiano al santuario, dietro il santuario, c'è il campanile, tutta la chiesa che si riflette. Io ho detto, non mi portare dietro il campanile. Comunque, cosa è questa apparenza? Poi ho notato che non osservi, cosa che mi ci trovo in questo, mi ritrovo in quello che hai detto, che non vedi, ma osservi la natura che è straordinaria, è qualcosa di ricco. La domanda mia è questa, sono curioso di sapere che studio hai fatto. Sono curioso che il titolo di studio, poi il titolo, che studio hai fatto, il titolo non mi interessa. E poi se può leggere uno della teologia, anzi tutte e tre. Allora, quando vado in un posto cerco di farlo mio, cioè nel senso io mi fermo, cioè ho bisogno di respirarlo quel posto. Se vado con un amico, ma tipo se andiamo insieme a visitare un posto, ci creiamo un ricordo in quel posto e quindi noterò qualche cosa che poi mi riporterà in quel posto e quindi avrò voglia magari di scriverlo, perché poi comunque indipendentemente dagli studi che ho fatto, io sono laureato in lettere, però mi sono sempre piaciuti gli studi storici, le bibliografie, la natura, il fatto di chi raccontava la propria storia. Io ho amato sempre le persone che raccontavano la propria storia, perché le storie degli altri, rivedevo me stesso, ma mi faceva viaggiare con la fantasia quando magari ero in casa, però mi spingeva anche ad andare fuori a vedere quei posti. Cioè ad esempio se io leggevo la storia di Martin Luther King, non lo so, mi sarebbe piaciuto andare nei posti che ha visitato lui, oppure non lo so, se leggevo un autore locale che parlava della Puglia, avrei visitato magari, che ne so, quella grotta, quell'insenatura, perché io lo immagino quando lo leggo e poi ho voglia di vederlo, perché voglio che mi rimanga qualche cosa dentro di me. E poi vabbè, il fatto della trilogia, del libro, alla fine io dico questo, cioè io inizio da scrivere. Siccome quando inizi magari a scrivere non lo sai quando finisci, e quindi io dico che è una trilogia, ma in realtà siccome per me è un cammino, infatti all'inizio c'è scritto che è una ricerca di sé, è come se fosse un cammino un po' spirituale anche questo poi, in fondo il personaggio e anche lo scrittore ricerca sempre qualche cosa. Ed è una ricerca continua che secondo me, come diceva un autore quando scriveva Itaca, non si ferma quando arrivi alla meta, è proprio il viaggio che ti devi godere. Cioè io mi voglio godere il viaggio e spero che le persone che magari leggeranno il libro inizino a godersi il viaggio che fanno loro personalmente tutti i giorni nella vita e magari decidono di uscire fuori casa.
Perché se c'è una cosa che magari per esempio ci ha insegnato la pandemia, una malattia, una qualunque cosa, è che tu devi vivere il presente. Perché se non inizi a vivere il presente, visto che il passato non lo puoi cambiare, il futuro non lo conosci ed è meglio non conoscerlo, secondo me, il futuro. Però bisogna vivere l'oggi in maniera positiva, cioè nel cercato di fare del nostro meglio con tutti gli errori, che sbagliamo tutti, però viverlo, cioè non dire, non rimandare a domani il fatto di uscire, il fatto di vedere degli amici, il fatto di visitare un posto. Cioè se io voglio venire a luglio a Conflenti oppure tra un mese per fare le riprese, io prendo l'appuntamento e ci vengo, non vado a procrastinare, a rinviare, perché le cose vanno vissute sul momento. Dobbiamo godere tutto quello che abbiamo come fortuna di essere vivi. Devi rispondere alla domanda però specifica, precisa, che è stata fatta, se si possono leggere singolarmente. Si possono leggere singolarmente e si possono pure lasciare, nel senso che sono capitoli brevi di 4-5 pagine, però poi secondo me vuoi sapere, cioè vuoi arrivare fino alla fine, cioè si possono leggere. Teoricamente uno legge il primo e potrebbe pensare che finisce così. In realtà no, perché io lascio sempre un dubbio, un po' come quando... Questo però lo dico, è un po' una furbata da scrittore. No, non ho fatto nessuna furbata. Nel senso, non è una furbata da scrittore, te lo dico io, sono un bel scrittore, e non lo so. Cioè, quella furbata sarebbe i capitoli brevi. Ah, i capitoli brevi servono per incollare il lettore al libro. Allora tu dici, vabbè, stasera ho una mezz'oretta. Sono le 10:30. Ma in realtà io mi metto nei panni del lettore, perché ho capito, cioè un capitolo di 20 pagine, mi annoio, mi addormento proprio così, proprio sforo, arriva alle 11:15, però diceva buono sto capitolo, quanto è il prossimo capitolo? Ah, 5 pagine, vabbè, leggo. Poi non te ne accorgi e ti ritrovi a 1:30, alle 2 di notte, c'è ancora il libro in mano, anche voi vuoi sapere sempre di più. Ma io che si passa una mezz'ora e basta. No, però si può anche passare soltanto una mezz'ora e basta, perché i capitoli sono brevi, dice, no, ma lo assaporo piano piano. Donata, però dipende anche dalla persona, perché c'è la ragazza di Luigi, che tra l'altro adesso ho messo anche nel libro, nel secondo libro compare, sì, vabbè, che lei mi ha detto, cioè se l'ha letto in una sera, cioè io non riuscirei, cioè io non me lo leggo nemmeno io in una sera. E mi ha mandato il giorno dopo la sua recensione, e io ho detto, ma sei pazza, come hai fatto a leggerti in una sera? Cioè, no, ma sì, non è. C'è gente che riesce a leggerlo di tutti in una volta, chi ha la buona volontà. Io per esempio in generale di qualunque libro leggo quelle 20 pagine la sera e poi sono stanco e proprio mi addormento, però la sera leggo sempre, perché ho bisogno di leggere sempre qualcosa, mi rilassa il cervello. Una volta invece stavo col telefonino, i primi tempi al telefonino, ed era la cosa più brutta. Invece con il libro proprio c'è più voglia proprio di immaginare, la mente poi quando si addormenta mi fa sognare cose. Costruisci. Va bene, abbiamo concluso, Nani, vero? Sì. L'appuntamento è domani, passiamo. Allora, l'evento si chiama Suonare la Tradizione, per chi non lo sa, tanto lo sapete tutti, lo dico anche per loro. È stato realizzato insieme a Felice e Conflenti, cioè liberamente Felice e Conflenti. Ma c'è anche un suonatore là che io conosco. Sì, qualcuno così che Andrea, ogni tanto viene qua, fa un po' di chiasso, così. No, però domani passiamo a nel senso che noi oggi diciamo terminiamo questi primi due giorni della settimana, sì. Domani tocca a loro, tocca ai ragazzi di Felice e Conflenti, c'è prima un laboratorio, domani ci riposiamo. Domani è una casa? Domani siamo, no, dove siamo? A Cicco, sì. Piazza di Sole. Sempre qui siamo. No, dalle 20 c'è un concerto, un'esibizione di musica tradizionale in piazza, quindi siamo dall'altra piazza parte. Piazza di Sole, mi raccomando, venite. Quindi siamo sempre qui, però passiamo la palla a loro, poi tutto torna a noi. Certo. Facciamo questo gioco così. Ci sta. E quindi niente, questo. Grazie a tutti per essere stati presenti. Se qualcuno vuole acquistare il libro, l'editore Marco è a disposizione. Sono grazie.